Il Pescara passa con pieno merito al Cabassi di Carpi, conquistando 3 punti di platino per riprendere quota dopo 4 pareggi di fila. In grande emergenza per via di 10 assenti, il Delfino sfodera una prestazione tutto cuore, ma anche di grande sostanza e carattere al cospetto di un avversario di valore. Bene tutti i biancazzurri, con una particolare nota di merito per Bovo, Balzano, Canutè e Capone. E ora sotto con il Cittadella, con il lunch match di domenica prossima alle 12.30 allo stadio Adriatico. Il Pescara non vuole fermarsi. Le scelte di Zeman sono quasi obbligate. In difesa esordio per Antonio Balzano dal primo minuto, a centrocampo spazio a Brugman, Canutè e Koulibaly, mentre in avanti conferma per Del Sole, Pettinari e Capone. Nel Carpi Calabro senza Mbaye recupera Bakogu al centro dell'attacco, solo panchina per gli ex pescaresi Brosco e Vitturini. Agli ordini dell'arbitro Minelli di Varese si comincia di fronte a 2500 spettatori con oltre 300 supporters biancazzurri. In tribuna a seguire i suoi ex compagni c'è anche Alessandro Bruno. Al 14esimo primo tiro in porta ad opera del Carpi con una conclusione centrale di Saber. La gara equilibrata e piuttosto bloccata vede le due squadre coperte, anche se al 21esimo Nando Del Sole controlla prima del limite e tira con Colombi che para in 2 tempi. La squadra di casa cresce però con il trascorrere dei minuti. Al 22esimo e Sabbione di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo ad alzare sopra la traversa. Il Carpi ci riprova e al 25esimo tocca a Bakogu incornare sull'esterno della rete. I biancazzurri subiscono qualche ripartenza di troppo, così come a Cremona si vede un Pescara poco zemaniano che punge però alla mezz'ora con Brugman che si divora il gol del vantaggio concludendo a lato da ottima posizione a 2 passi dal portiere della formazione emiliana Colombi. La gara va avanti a strappi senza però entusiasmare. Alla 37esimo però il Delfino passa in vantaggio con Capone che fa secco Colombi con un tiro forte centrale in area biancorossa su cross di Koulibaly dopo un perfetto taglio di Antonio Balzano. Il vantaggio regala fiducia ai biancazzurri per l'occasione in maglia blu che chiudono il primo tempo senza correre grandi rischi. Ad inizio di ripresa il tecnico di casa Calabro manda in campo Manconi al posto di Concas. Al 9° minuto buona opportunità per Saber che in area mette però a lato, ma l'occasione più ghiotta capita a Del Sole al 16esimo con la difesa di casa che si salva in calcio d'angolo. Clamorosa anche l'occasione per Pettinari al 20esimo con la palla però che non ne vuole sapere di entrare alle spalle del portiere emiliano. Passa qualche attimo e Zeman manda in campo Benali per Capone, il match winner della gara. Poco dopo tocca a Ganz rilevare un Pettinari generoso ma poco produttivo. In campo il Pescara si fa apprezzare rispetto agli avversari sia sul piano del gioco che della condizione atletica, con Del Sole che al 35esimo in area manca il raddoppio anticipato da Colombi. Il Carpi nel finale tenta il tutto per tutto con Malcore in campo per Saber prima del tiro a lato di Elenic e questa è l'ultima occasione per i padroni di casa, con il Pescara che al 95esimo può festeggiare una vittoria che vale davvero oro.